amici di Media World, ci troviamo allo stand di LG, dove il produttore coreano ha mostrato i primi TV OLED con risoluzione 4K che arriveranno sul mercato. Si tratta di una novità assoluta, perché si tratta appunto dei primissimi TV OLED 4K. La serie precedente che aveva presentato lo scorso anno era infatti solo Full HD. Qua arriviamo appunto nell'era dell'Ultra HD con tre modelli, 65 pollici, 77 pollici, ma la vera novità qui di Berlino è anche il modello da 55 pollici, che adesso vedremo subito nel dettaglio. Quindi la vera novità assoluta è il modello che vediamo inquadrato in questo momento, che si tratta appunto del primo 55 pollici con risoluzione 4K di LG e naturalmente pannello OLED. Magari dalle immagini non si vede benissimo, ma in realtà il pannello è anche in questo caso come 65 pollici e 77 pollici curvo. La curvatura su 55 pollici è leggermente inferiore, e forse anche per il design ultra slim di questo modello sembra quasi inferiore al modello Full HD che era uscito lo scorso anno. Caratteristiche comuni di tutti e tre i nuovi pannelli OLED 4K sono anche la nuova piattaforma WebOS, che abbiamo già visto sulla serie LCD di TV LG, quindi una piattaforma con un'interfaccia innovativa molto semplice e anche graficamente molto colorata e piacevole. Tutti i TV sono dotati di ingressi HDMI 2.0, quindi per le future sorgenti 4K, e di decoder onboard HEVC, il nuovo formato di compressione pensato appositamente per i contenuti Ultra HD. Parlando del modello da 77 pollici e di schermi curvi, siccome la curvatura magari non piace proprio a tutti, LG ha pensato qualcosa di particolare, ovvero anche questo prototipo di OLED 4K da 77 pollici flessibile, ovvero praticamente si può utilizzare sia piatto oppure alla pressione di un tasto telecomando anche in versione curva, con appunto lo schermo che si flette per cambiare la forma. Quindi nelle immagini vediamo che il televisore continuamente si sposta da posizione piatta a posizione curva. La cosa interessante è che, nonostante si tratti di un prototipo, vediamo come il TV sia in realtà molto ben realizzato, sembra quasi un prodotto commerciale, anche se in realtà LG ha dichiarato che al momento si tratta appunto solo di un concept.